dal punto di vista investigativo, ma anche dal punto di vista umano. Adesso che tu non c'è, lo dico chiaramente, da tre giorni, e anche a livello personale, per l'umanità evoluzionale, mi mancherà Claudio, mi manca Claudio come persona, perché dal punto di vista invece professionale, bisogna dirvi che la scelta sul collega è una scelta congiunta, non è che una mattina il Ministero ha deciso mandiamo questo signore a Salerno, di Roma, a Latina, come dire, il settore, chiaramente, conosce la città, e devo dire per l'esperienza che ho avuto in questi giorni anche sulla signorità, sulla qualità, se uno è un bravo uomo ed è anche capace, per me è il massimo dal mio punto di vista, dopodiché lo lascio con poco. Dunque io innanzitutto ringrazio il Questore per questa fiducia e adesso naturalmente con la procura cercherò di capire quali sono i fenomeni criminali che maggiormente necessitano di un intervento, grazie anche ai suggerimenti che arriveranno dal signor Questore. Se devo fare qualche domanda. Sì. Tra l'altro a Salerno ha lasciato dei disegni che saranno segni che non si possono ripercorrere, quindi per favore sulla parentela lasciamo. Il procuratore capo di Salerno Lembo ci può dire un po' cosa gli ha detto rispetto alle esigenze, alle emergenze che ci sono in città? Ah, ci siamo rimandati a un incontro un po' più approfondito, ieri è stato soprattutto un incontro in cui ci siamo conosciuti, naturalmente col procuratore ci vedremo e con lui stabiliremo delle strategie di carattere investigativo. Lei si è già dato delle priorità? Le priorità sono quelle della città, quindi io mi metto al servizio dei cittadini di Salerno e della città di Salerno e poi le priorità verranno di volta in volta, soprattutto grazie al confronto che avrò con i miei uomini. Ha detto di voler ancora approfondire, insomma, la conoscenza del territorio che ancora non c'è, dice. Sì, infatti in questi giorni, da ieri, ho già cominciato con le persone che lavorano con me, con i miei uomini, a girare per la città per cercare proprio di capire com'è fatta questa città. Qual è l'eredità che lascia De Salvo? Ma è un'eredità importante, il mio compito è soprattutto quello di mantenere uno standard elevato della squadra mobile di Salerno, così come il collega De Salvo aveva già fatto. Lo so che non le piace parlarne, però l'ho detto prima, però la domanda gliela faccio. Cosa avrebbe detto oggi il generale Miglio, carabiniere, generale dei carabinieri, e lei che invece guida la squadra mobile di Salerno? Una mia piccola curiosità. Ma questi sono ricordi personali, io ricordo quello che mi ha detto il primo giorno che ho preso servizio in polizia, augurandomi sempre di portare il cognome di Niglio con grande onore, ma mai a discapito dell'arma dei carabinieri. Tra l'altro proprio di recente c'era stata un'intitolazione da piazza proprio al generale. Sì, io sono fiero di portare questo cognome, sono fiero di avere una persona nella mia famiglia che si è distinta così tanto e per me è un modello al quale io cerco di ispirarmi, ma per cercare di far meglio. Tornando alla micro e macro criminalità a cui lei prima ha accennato, quale temi di più sul territorio? Quale in questo momento può essere un rischio per Salerno? È troppo presto per dirlo, io sono qui in città da due giorni, sarebbe avventato da parte mia. E man mano che emergeranno dei fenomeni importanti li affronteremo cercando di offrire ai cittadini di Salerno il giusto livello di sicurezza. Ha detto criminale o dei reati? No, assolutamente. Una festa. Si tratta ovviamente però di gestire un grosso flusso di persone. Anche l'anno scorso è stato lo stesso problema e non è successo assolutamente nulla. Una cosa splendida per le città, molto visibile, molto bella. Non è che ogni evento può diventare un problema di sicurezza. No, assolutamente no. Siamo qui stamattina per questo cambio alla squadra mobile. Va via De Salvo, arriva Niglio. Lei ha subito voluto ricordare comunque il lavoro fatto dal dottor De Salvo. Sì, ci sarà continuità perché le persone hanno esperienze analoghe di investigatori e sono anche delle ottime persone con sensibilità e hanno attenzione verso i cittadini e verso la gente. E mi fa piacere, non sono sbirri d'altri tempi cinematografici, sono esseri umani con le loro debolezze, con la loro sensibilità, è gente che mi piace. Ha già dato delle indicazioni a Niglio su cosa iniziare subito a fare? È lui che mi dovrà aiutare in autorità giudiziaria, è lui il dirigente della morte, io sono un po' però questa di quello. In particolare, quali criticità si sono registrate? Va detto innanzitutto che c'è stata una precipitazione, un'assistenza che ovviamente ha creato problemi in tutto il territorio, anche con i
Pisciaro, che non ha avuto danni rilevanti come Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Valorizzi, e l'acqua creato smottamenti, frane, una serie di problemi, qualche allagamento. C'è da dire però qui nel caso specifico